Mancava dal 4 maggio la vittoria fuori casa dell'Arezzo, che è l'unica squadra del girone A ad non aver mai vinto fuori, e il calcio è sempre strano, paradossale, quando arriva questa vittoria, quando l'Arezzo è in piena emergenza, sette assenze, chiaramente alcune gravi come Cutolo e Gori, altre magari diciamo sorvolabili, però sette assenze erano, quindi squadra che si è notevolmente compattata. C'era stata anche una cena che era stata postata su Facebook qualche giorno prima da Ermanno Pieroni, anche per far vedere l'unità della squadra, ed effettivamente grazie anche alla risposta di giocatori, poi ne parleremo, come Sereni, che ad esempio, no, che hanno trovato pochissimo spazio, ieri la squadra ha dato una prova gagliarda di carattere e questa volta è riuscita a portare a casa la situazione di vantaggio che è venuta fuori con Belloni. Vado a salutare Paolo Banchetti, tifoso dell'Arezzo. Ciao Paolo. Buonasera. E poi mister Agostino Iacobelli, ben Buonasera. ritrovato. Vediamo Buonasera. adesso la sintesi e poi ne parliamo. Arezzo in emergenza, Busto Arsizio tra infortunati e squalifiche, mancano sette giocatori tra cui Gori Cutolo, Baldan Luciani, Sereni inserito nella difesa a tre da Di Donato con Ceccarelli e Borghini, Gioè unica punta alle sue spalle, Belloni e Caso, ci sono assenze anche nella Pro Patria, sono cinque tra cui il portiere Tornaghi, poi mancano anche Colai e Colombo. Dopo 4 minuti l'Arezzo con Corrado parte dal traversone, Belloni il primo tiro addosso a Boffelli e poi arriva anche Lombardoni a chiudere tutto. Poi Bertoni, la palla a destra, attenzione al traversone di Cottarelli verso Mastroianni, la palla sopra la traversa. Eccolo qua, Mastroianni. Poi palla che viene spostata verso Bertoni. Va alla conclusione sotto porta, la deviazione di Galli, ma la posizione è quella irregolare che vediamo sul tiro di Bertoni, il sinistro sembra partire al di là Galli. Sale Piu per l'Arezzo. Piu che prova ad andare, sguardo in mezzo, Gioè è un velo, arriva Caso, può controllare, Caso destro, la parata di Mangano che si salva, poi prova a insistere Caso, ma senza successo. Bertoni ripiazza dentro, attenzione sotto porta, ancora l'inserimento da parte di Galli, poi raccoglie le noci, la ricaccia dentro, Ceccarelli libera. Propatria pericolosa in questa fase, prova molto a insistere la formazione di casa di Javorcic, il grande ex, qui la conclusione ancora di Galli, che ha messo in difficoltà l'Arezzo, comunque Pissardo ha parato facile, poi ci prova Foglia, il tiro viene ribattuto, insiste l'Arezzo, Pio rimette in mezzo, Caso non trova la porta, occasionissima per l'Arezzo al 20esimo, Ceccarelli buona l'uscita, gran palla in verticale per Caso, segue Gioè, segue Belloni, Caso mette dentro in scivolata il gol di Belloni che brucia Masetti e mette in rete al 28esimo minuto, quarto gol in campionato per Belloni. Rivediamo qui intanto la bellissima palla che ha dato Ceccarelli e poi Caso dentro, e qui è stato bravo Belloni a bruciare Masetti, e l'Arezzo passa in vantaggio. Arezzo che non vince in trasferta dal 4 maggio scorso. Le noci anticipa Sierini dentro per la deviazione di Mastroianni ed è bravo Pissardo, attento. Poi Gioè parte, cerca qui una conclusione, non è un granché per Gioè, preferito a Mesina. Attenzione ancora al lancio, Sereni che prova a contenere a destra, dentro la palla a cercare Mastroianni. Azione che prosegue ma senza ancora successo. Bertoni, pallone dentro, raccoglie Masetti, conclusione. Pissardo blocca. Poi si fa vedere Gioldi, Gioldi in aria, Gioldi! Diagonale ancora Pissardo. Cerca sempre con questi cambi di fronte la Pro Patria. Qui ancora Pissardo che non ha problemi. Qui siamo nel secondo tempo, pallone profondissimo con Lombardoni che fa da sponda in mezzo Mastroianni. E c'è però il gioco fermo, gioco fermo. Poi c'è l'espulsione, eh sì, l'espulsione qui di Carchedi, che è il preparatore atletico dell'Arezzo, espulso dall'arbitro Zamagni di Cesena. Carchedi che sembra incredulo. Tanto c'è la palla dentro di Spizzichino, è entrato nella ripresa a cercare le noci che non inquadra la porta. Punizione per l'Arezzo, Belloni sinistro! Mangano respinge così. Piu prova ad andare, le finte.
Cerca il traversone più basso, deviazione di Joe, non male il tempismo nel concludere. Nella rete è entrato Pandolfi, sarà l'unico cambio al posto di Caso, cross di Tassi a cercare proprio Pandolfi e poi Joe che non ci arriva. Arezzo che prova qui, insiste in questa fase alla caccia del raddoppio. Belloni, gran corridoio per Corrado, mette dentro, a vuoto Mangano e poi Pandolfi a terra. Qui Belloni e l'Arezzo chiedono il calcio di rigore che non viene concesso qui. Attenzione, Ceccarelli è andato a vuoto, forse c'era un fallo alle noci. Palla fuori, questa è una grande occasione per la Pro Patria, per il pareggio. Brucia qui il tempo Belloni, cerca il tiro, il sinistro. Non è complicata la presa di Mangano, 90esimo, Arezzo in avanti, ancora con Pandolfi, uno degli arrivi di gennaio, cerca qui il colpo da biliardo, deve toccare Mangano in calcio d'angolo, non c'è più tempo, l'Arezzo trova la prima vittoria in trasferta, finalmente si sblocca fuori casa la squadra di Donato, questa immagine emblematica, Arezzo che vince, che scala la classifica. Ci voleva, diciamo, questo sbloccarsi perché cominciava a diventare un po' pesante questa storia, no? Perché tante volte l'Arezzo poteva vincere fuori, ricordiamo il derby di Siena, ricordiamo anche l'ultima stessa con l'Albino Leffe, quindi insomma, bene così. Sì, ci voleva perché non avevamo mai vinto finora, ci eravamo andati vicino con la Pergolettese, mi ricordo, anche a Vercelli, che eravamo in superiorità numerica, col Siena, quella più amara di tutte. Però sì, dai, prendiamola come una soddisfazione che sia ora, che non sia l'unica, ma di proseguire con qualche altra vittoria in trasferta, insomma. C'era qualche timore poi perché tutte queste assenze tra squalificati, soprattutto la coppia, quella che è la coppia più prolifica del girone, quelli che hanno fatto insomma l'80-90% dei gol, quindi era pesante. Sì, no? Però c'è da dire che Joe è stata una sorpresa, io non lo conoscevo, ha giocato bene, uno che si spende per la squadra, per cui ha favorito anche gli inserimenti di Caso e Belloni e proprio da Caso e Belloni poi è venuto il gol. Per cui sono rimasto favorevolmente impressionato da Joe. Così, proprio non sapevo chi fosse, però. E invece il mister lo sapeva in tempi, come si dice, non sospetti, perché appena preso tu ci hai raccontato che lo volevi l'anno scorso. Sì, ma un giocatore che sposa la causa, al di là del fatto fisico, che è un uomo d'aria, è uno che va a pressare, uno che sa tenere palla, è un giocatore che molte volte forse non è Gori, perché non è un finalizzatore come Gori, però è un giocatore che lavora molto per la squadra, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, quindi farà sicuramente comodo all'Arezzo. Ecco, ieri è stato appunto importante, no, Agostino, il rendimento e l'approccio che hanno avuto i giocatori come Sereni, che appunto è stato impiegato, no? Ma Samuele, c'è solo da fargli i complimenti, perché io vado a vedere anche gli allenamenti, un ragazzo che sta sempre sul pezzo, come si dice. Poi lui, sapete che la vive anche in modo diverso, perché lui è veramente un tifoso dell'Arezzo, quindi c'è da fare solo dei complimenti a Samuele e a tutti gli altri che hanno giocato di meno, che questo per l'allenatore è un campanello molto importante, perché giocatori che giocano poco ti danno questa dimostrazione di attaccamento alla maglia, è un grandissimo segnale. E questo è un bel gol, perché parte da una palla in verticale di Ceccarelli, poi Caso che fa questa cavalcata, ma Belloni si vede che segue l'azione da metà campo praticamente, no? Che dice questo pallone lo voglio io e lo prende lui per davvero, no? Bel gol questo, come sì, questo costruzione. No, è costruito molto bene come azione, quindi poi sai, da un esterno a un altro far gol vuol dire che la squadra, poi hanno cambiato anche modulo, quindi c'è stato questo nuovo modulo con i tre difensori più i quattro centrocampisti, due mezze punte e una punta, un rifinitore, quindi è un segnale importantissimo. Bravo Di Donato, possiamo dire, Paolo, ieri, perché spesso ha dovuto insomma fare di quella che è la cattiva sorte una virtù, ha dovuto reinventare varie volte la squadra e ieri è stato bravo insomma a tenere anche la squadra con questo atteggiamento. Sì, diciamo, quando si vince si è bravi, per cui è stato bravo. Su Di Donato mi riservo di dare un giudizio alla fine del campionato, però. Certo. Sicuramente è un allenatore che manca deve fare poco, però, appunto. È un allenatore che deve fare sicuramente esperienza, quest'anno gli servirà molto. È un allenatore che ha già cambiato 4-5 volte il modulo, perché probabilmente non è neanche colpa sua, nel senso che secondo me la squadra è costruita male, con troppi attaccanti, pochi difensori, due soli centrocampisti validi, che sono Tassi e Foglia, mentre poi degli altri io sinceramente,
quando l'ho visti giocare mi sono sorpreso. Più c'è da considerare che c'è stato fino ad ora una rosa di 38 giocatori, di cui una 12 o 13 non mai utilizzati per un allenatore, credo, cioè qui vicino un allenatore, non sia facile gestire 38 giocatori. Per cui lui ha le sue scusanti, però secondo me deve migliorare anche lui come allenatore in generale. Però sai, io sono un tifoso, la vedo da tifoso, grazie anche se mi sbaglio. Agostino? No, invece secondo me è un allenatore molto bravo, molto preparato. Poi al di là della rosa, la rosa purtroppo è vero che manca qualche difensore centrale, però vedi anche ieri quasi quasi si diceva è una partita già fatta, busta stizio. Invece vedi, molte volte è stato molto bravo lui, perché non credo che un allenatore metta in campo giocatori in un ruolo che non è congeniale, perché saresti un animale. Invece lui ha fatto una determinata formazione, sapendo che più può fare anche il quarto perché ha gamba, sapendo che Caso e Cosa sono due mezze punte importanti, che Gioè che è un attaccante centrale, quindi per me è un ottimo allenatore. Poi è normale che devi fare esperienza, ci mancherebbe, però la rosa poi è tutto un altro discorso nei ruoli che purtroppo che manca, anzi è ancora più bravo lui dove un po' viene a mancare qualche giocatore, perché ieri Samuele Serino ha fatto il terzo dei tre in difesa, che abitualmente Samuele, io lo conosco da tanti anni, ha fatto sempre l'esterno basso nei quattro, quindi è stato anche bravo a fargli fare loro non proprio congeniali. La cosa che mi piace di Donato è che è un allenatore comunque che cerca sempre di giocare le partite, di essere propositivo, per cui questo è sicuramente un allenatore che si può anche fare, che può diventare anche bravo e andare a livelli anche superiori. Per ora qualche riserva ce l'ho, però no ci mancherebbe, vediamo. Certo, ancora. Poi sui moduli lui è veramente la partita in una determinata maniera, poi all'inizio ha cominciato a perdere qualche partita, invece io lo ribadisco sempre, lui è stato bravo perché lo volevano quasi obbligare a cambiare modulo dal 4-2-4, perché lui ha perso a Piancastagnaio facendo la Grosseto contro la Pianese, facendo il 4-2-4, dice no, i due mediani lavorano troppo, allora bisogna giocare a tre. Invece lui è stato bravo, ora l'ha fatto perché era obbligato, perché non avendo più... Però per esempio una cosa che non mi è piaciuta all'inizio è che non considerasse Caso, poi da quando ha iniziato a considerare Caso, secondo me Caso è il giocatore che ti può fare la differenza... Non parlare di Caso con me. Ti può fare la differenza in questo campionato, non, e soprattutto in questo girone. Io a parte che lo adoro, perché ragazzi, abbiamo un ottimo rapporto, io e Beppe ci conosciamo, però Beppe ogni tanto ti fa un po'... Sì. Mi fa un po' arrabbiare. Un po' troppo innamorato del pallone. No, anche se ti dico, io per me gioca sempre, perché poi alla fine ti fa sempre la superiore numero, però ogni tanto una botta gliela devi dare, sennò il pallone è suo e non te lo dà. Però lo sta passando ultimamente. Anche ieri poteva fare lui gol, guarda la porta, gliela devi presentare. Appunto quella occasione grossa sulla Zagazzera. Gliela devi presentare la porta perché non la conosci molto questo bene. Questo è il gol. No, Beppe. Beppe nell'uno contro uno c'è un cambio di passo, poi ti procura rigori, è un giocatore importante, però io gliel'ho detto anche stamattina, devi cominciare a vedere un po' la porta, se no. Ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Eccoci tornati, allora sentiamo le parole di Donato ieri a Busto Arsizio e poi anche la conferenza stampa di Javorčić, ricordiamo per chi non se lo ricorda che faceva parte della squadra di Mario Somma che vinse il campionato, poi ebbe quel gravissimo infortunio che ne pregiudicò la carriera, se non sbaglio Rimini si infortunò. Sentiamo. Innanzitutto volevo ringraziare i tifosi che sono sobbarcati 600 km, sono lontani da Arezzo. E se i ragazzi hanno dato l'impressione così, che ci siamo fermati a 20 metri per salutare, perché erano veramente stremati, perché abbiamo dato tutto, abbiamo passato una settimana bella intensa e quindi le facce erano stremate, quindi non volevamo mancare sicuramente di rispetto alla tifoseria che vengono sempre a sostenerci dall'inizio dell'anno e quindi li ringrazio pubblicamente per tutto quello che stanno facendo.
Per quanto riguarda la partita, sappiamo che è una partita difficile. Affrontiamo una squadra, come avevo detto in settimana, una squadra di categoria, una squadra cinica, pratica. Ma noi oggi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, sapevamo delle assenze importanti, però siamo andati oltre tutto, disputando una buona gara, meritando ampiamente questo risultato. Se vogliamo proprio cercare il pelo nell'uovo, è che abbiamo avuto diverse ripartenze dove dovevi chiuderla per non soffrire fino alla fine, però oggi c'è solo da fare i complimenti a questi ragazzi che stanno lavorando all'inizio dell'anno in maniera encomiabile e ci stanno dando sotto. Siamo stati molto ordinati, molto aggressivi sul portatore di palla, e la voglia, come avevo detto pure, l'entusiasmo ha fatto la differenza, quella voglia di ottenere un risultato importante che ci ha permesso appunto di venire a Busto a fare i tre punti. Il caso era già da un po' che era affaticato, ho preferito farlo uscire onde evitare problemi più seri. Gioia ci ha dato delle situazioni diverse da come eravamo abituati a giocare. È un giocatore importante, lo si è visto oggi, un giocatore che fa reparto da solo, un giocatore intelligente, un giocatore che ti ho detto ci tornerà molto utile, ci darà una grossa mano. Pandolfi è la seconda volta che entra, non era facile, ma è entrato bene, si è districato bene, è andato anche vicino al gol, quindi sono contento perché vuol dire che si stanno integrando bene. Da domani si tornerà a parlare di calcio, non abbiamo tempo da perdere, affronteremo una squadra la più forte del campionato, però come si dice, le vittorie portano entusiasmo e ti portano a lavorare meglio, quindi prepareremo la partita nel miglior modo possibile, andremo a Monza a fare la partita che ci compete. Sì, ci può stare come lettura. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, ci siamo presentati parecchie volte in attacco pericolosi, abbiamo avuto delle diverse occasioni, abbiamo subito un paio di situazioni dell'avversario che potevamo leggere meglio individualmente, questo l'abbiamo pagato perché dopo loro sono andati in vantaggio e hanno fatto il gioco che a loro va bene. Vantaggio. Noi nel secondo tempo obiettivamente eravamo poco lucidi e non siamo riusciti a rendersi così pericolosi, poi abbiamo sofferto tanti uno contro uno che abbiamo perso, questo ha fatto in modo che la partita era tra virgolette meno pulita rispetto al primo tempo, però insomma abbiamo dato in questo momento un po' tutto, non posso dire niente ragazzi, hanno provato con tutte le loro forze. Quindi andiamo avanti. Su questa poca uscita nel secondo tempo come te la spieghi? Ma è che abbiamo speso tanto nel primo tempo e dovevamo avere un risultato diverso. Poi quando ti ritrovi sotto c'era un po' questa più ansia di riprendere riprendere sia il risultato e non siamo stati ordinati e equilibrati. Al di là dei sistemi di gioco, abbiamo perso tanti duelli, questo ha fatto in modo che l'avversario è riuscito sempre a ripartirci e quindi c'era poca continuità nel lavorare. Poi magari è sicuramente stata una partita più all'agio dell'Arezzo nel secondo tempo, si è presentato parecchie volte e è rimasto pericoloso. Noi poi con le noci magari su quella situazione se facciamo gol. Bisogna saper leggere queste situazioni in maniera migliore, però ci sta anche che magari lo siamo un po' meno lucidi perché ci mancava veramente anche tanta esperienza nel gestire certe situazioni, certe caratteristiche, e ci vuole un po' di tutto per poter riprendere questa partita qua. Quindi i ragazzi comunque hanno dato tutto quello che avevano e quindi vanno sicuramente elogiati per questo, ci abbiamo provato con la qualità che abbiamo in questo momento, la nota positiva è comunque anche l'esordio del nostro giovane Ferri, insomma avevamo tanti ragazzi anche in campo, sono esperienze importanti e andiamo avanti con la nostra strada. Allora, Propatria poi, mister, che storicamente è una squadra ostica, insomma, no? Anche all'andata, ricorderete come l'aveva dipinta Di Donato, una squadra molto pratica, magari non bella da vedere. Ieri
Probabilmente l'Arezzo ha beneficiato anche della cattiva giornata di Mastroianni e delle Noce, che insomma sono due che magari non hanno avuto tante occasioni, però su due o tre situazioni in cui l'Arezzo purtroppo concede sempre, o sul calcio piazza, sugli sviluppi del calcio piazza, poi l'arbitro ha fermato il gioco, ma se quel tiro passa in quella mischia, no, poteva essere... Ma è una squadra che non ha mai fatto spettacolo, però è una squadra solida, è una squadra che... C'ha quei due davanti che sono importanti, però diciamo che stavolta è stato bravo l'Arezzo, che è riuscito anche a non prendere gol, che è una cosa abbastanza strana. Però è una squadra di categoria, una squadra che fa il proprio passo, è un po' di anni che riesce a tenere la categoria, quindi con lo stesso allenatore. Quindi, però ribadisco, sono stati bravi anche i nostri difensori. Paolo, una vittoria che cosa si... può cambiare qualcosa? Ho visto un Di Donato molto, anche dalle queste dichiarazioni si vedeva che era abbastanza euforico, non so se c'è la consapevolezza che essersi sbloccati, o è vero che ci sono delle partite difficili, perché a cominciare da quella col Monza, che viene tra l'altro da una sconfitta imprevista, no, contro la Juventus Under 23, anche se ha un vantaggio insomma ormai irraggiungibile per chi, anche perché non c'è neanche un'inseguitrice, quindi però al di là di questo, può cambiare, visto che la classifica è corta, sono pochi punti ad esempio che separano l'Arezzo dal quinto posto? Secondo me può succedere di tutto, in quanto è un campionato di livello mediocre, tutte le squadre sono lì, insomma non c'è una grossa differenza tra la seconda e la tredicesima, tanto per fare un esempio, insomma. E per cui se riesci a infilare qualche filotto puoi anche risalire in una posizione più interessante, anche se secondo me una volta che tu arrivi anche ai playoff, questa squadra qui non deve vincere mai i playoff. Se questa squadra vince i playoff e va in Serie B, vado a piedi alla Verna. Alla Verna? Così vicino? È vicino, sono 35 km a piedi. Ho 50 anni. No, abbi fiducia. No, questa squadra qui non ce la farà mai a vincere il campionato. Ma il calcio è, vedi, si parla la settimana scorsa, si va con 6-7 infortunati, una partita come domenica a Monza, no? La gente, c'è tutto da guadagnare, molte volte chi ci arriva alla fine, chi ci arriva con meno pensieri, con meno obbligo, può essere... Il Pisa non è che l'anno scorso era tanto favorita, forse era più favorita la Triestina. Però il Pisa l'anno scorso a gennaio si è rinforzato tanto, poi dopo però, infatti abbiamo visto... Però ti dico una cosa, l'Arezzo meritava col Pisa, secondo me. Tutto è dipeso dal rigore di Cutolo. Meritava tanto rispetto al Pisa che... L'Arezzo l'anno scorso comunque era un'altra squadra. Avevi Pinto, Pelagatti, coppia centrale, aspetta, Sala sulla fascia, però fermati, avevi Serrotti, fermati, insomma, io l'ho fatto luglio, tutto. Fermati un attimo, a ottobre, e si diceva la stessa cosa di quest'anno, perché Brunori lo conosceva, ma Pinto chi lo conosceva? Su Brunori? Pelagatti si conosceva. Pelagatti, poi? Sala veniva dall'Inter, sapeva che era forte. Veniva dall'Inter, chi è? Quale Inter però? All'inizio dell'anno scorso si diceva che Brunori poteva stare in Serie D a Villa Biagio. Pinto non era però buono. Brunori, per esempio, a me ne avevamo parlato bene. Parlare anche Serrotti è stata una sorpresa, certo. Ah, voglio, ma no, anche Brunori e Pinto. Chi però ma Buglio si è visto subito che era un bel giocatore. Dopo? No, a settembre si era già capito che era forte. Io allora sei un fenomeno. No, fenomeno. No, per l'amor di Dio. No. Però Buglio si era capito che era un giocatore che si inseriva bene, una bella mezzala. Quindi, mister, secondo te, cioè, se l'Arezzo dovesse partire da una posizione di playoff buona, potrebbe dire la sua? Anche quando poi, ce l'auguriamo ovviamente, giocherebbe con le altre squadre degli altri gironi? Per me sì, te l'ho detto. Anche l'anno scorso, ora dopo siamo tutti bravi a parlare, però chi si aspettava che l'Arezzo arrivasse a quel punto lì e se la giocasse in quel modo lì col Pisa? Perché te l'ho detto, per me meritava forse qualcosina in più l'Arezzo. Quindi, il calcio è strano, è molto strano, cioè è imprevedibile, quindi io mi auguro tutto, a parte me lo auguro, poi però poi puoi perdere con Renate che non sai neanche dov'è e poi vincere con certo. Monza. Pubblicità, torniamo di nuovo insieme. Allora, sabato c'è questo anticipo con il Monza, chiedo ad Agostino se vista la situazione di vantaggio che è il Monza, non so se ieri non abbiamo visto la partita, però se può essere un calo d'attenzione, è stato chiesto a Brocchi se è pentito di aver lasciato partire Marchi, lui ha detto di no,
comunque sia ci potrebbe stare, cioè, un calo di attenzione, nonostante che sia una squadra, insomma, di grandi giocatori. Ma sì, secondo me, Fabio, inconsciamente c'è, perché il vantaggio è talmente enorme che poi hanno una rosa troppo forte. Cioè, questa è una rosa, lo dicevamo anche l'altra settimana, che se vai in B c'è poco da cambiare. Cioè, questi hanno già la programmazione per andare in A, quindi ci sta tutto, però obiettivamente è una squadra molto forte in tutti i reparti, però vedi come nel calcio vanno dei ragazzini della Juve e vincono, quindi sono più belli, io lo dico sempre, sono più belli da vincere, perché ti danno entusiasmo. Poi dopo ci sarà anche il derby, sarebbe proprio la ciliegina sulla torta per preparare un bel incassino anche col Siena. Di mercoledì sera, così ha deciso il calendario, l'Arezzo quindi Monza fuori, Siena in casa, Alessandria fuori, questo sarà, diciamo, il trittico di partite impegnative, perché anche l'Alessandria comunque si è un po' rimessa in sesto, almeno così, un pochino, insomma, senza fare i fasti di qualche anno fa. Paolo, c'è da cancellare anche la gara di andata, è stato però uno spartiacque, probabilmente quella sconfitta, perché da lì poi l'Arezzo ha avuto una scintilla in positivo. Sì, col Monza, no? Dopo quello 0-4, tutto nel primo tempo, 4 gol presi in un tempo solo, senza reazione, non so se la squadra si è considerata già battuta, però da lì comunque poi c'è stata una reazione, no? Perché da lì potevi tracollare. Sì, io ti dico la verità, per fortuna faccio il tifoso e non ho i soldi per fare il presidente, perché se ero presidente io avevo già mandato via Di Donato dopo una partita dopo del genere. Dopo quella partita. Sì, perché non puoi giocare una partita del genere, secondo noi. Poi per fortuna un po' si è ripresa, secondo me la svolta vera c'è stata dopo Pontedera, sì, che ho visto giocare la squadra bene fino alla sosta. Rientrati dalla sosta siamo tornati un po' al livello precedente. E ora, ieri, si è rivisto qualcosa, però anche col Como non... Si è rivista la vittoria. Si è rivista la vittoria, però anche un pochino meglio col gioco in generale, perché si è creato un po' di più, meglio, si è sofferto un po' meno, insomma, qualche miglioramento c'è stato. Ma lì non era il Monza, lì era il periodo poco chiaro, sì, perché se mi era da sconfitta di Grosseto c'era finita. Quello è vero, sì, quello sì. Chissà che in mano potrà dare all'Arezzo Gioè, sicuramente che è entrato bene col Como, ha fatto bene anche ieri in casa della Pro Patria. Allora, sentiamo questi 50 secondi ieri dopo la partita. No, siamo contentissimi di questa grande prestazione, della vittoria fuori casa che mancava. Io sono arrivato da poco e sono contentissimo di come mi hanno accolto sia il mister che i ragazzi che lo staff, e spero di dare una grossa mano come ho fatto oggi. Col mister abbiamo preparato la partita contro questa Pro Patria, che è una squadra di categoria molto fastidiosa, che tutte le squadre fanno fatica in questo campo, quindi siamo contenti e ora guardiamo avanti. No, ma infatti questo è il mio gioco, io ci metto sempre tutto in campo, mi piace fare la guerra con i difensori. E come ho detto, cerco di dare un contributo grosso a questa squadra e di raggiungere il nostro obiettivo. No, sarà una partita bella, perché loro sono una grande squadra, ma noi prepariamo la partita come abbiamo sempre fatto e andremo là a carichi. Allora, tu, Agostino, ci avevi già detto, insomma, che ti era piaciuto. In mancanza di Gori e di Cutolo, è un giocatore che permette all'Arezzo, come dice Di Donato, no, di avere un altro tipo di sbocco offensivo. In Serie D ha fatto un sacco di gol, magari non è un goleador per la C, però fa un bel movimento, è un punto di riferimento. Un giocatore che ti tiene palla, ti fa salire, fa sportellate, è un giocatore che io sono molto fiducioso su questo ragazzo. Poi è normale che tra lui e Gori sono giocatori abbastanza diversi, Gori vive più per uomo d'aria, vive più alla Inzaghi, sta sempre lì. Questo qua è un giocatore che forse sarà meno goleador, però è un giocatore che ti tiene palla e poi sono sempre convinto che se uno fa gol in D li può fare anche benissimo in C. Come Brunori era la stessa cosa. Brunori, però poi ce ne sono altri, che abbiamo visto che Uno è partito, uno è ancora qua, però vabbè. Comunque, quello è anche vero, però secondo me se uno... Però ce l'ha il fiuto del gol, è difficile però lo perdere. Anche che dirà, come giocatore, come generosità non era niente. No, cioè, grande generoso. Non c'era niente da dire. Ha preso anche quei rigori all'inizio stagione, no? Proprio Il problema è che poi dopo, insomma, gli mancava i piedi, secondo me. E secondo me, comunque, Mesina, il problema è che non è, quando ha giocato, io raramente ho visto arrivare dei palloni, ma sai, per le sue caratteristiche, no?
sinceramente Mesina ancora non sono riuscito a inquadrarlo come giocatore. Non ho capito... se ragioniamo benissimo, cioè non è che a Gori gli arrivano 10 tanti, però Gori è talmente bravo. Sì, qualcosa succede. È un cane da tartufo, se c'è mezza palla e lo trasforma, lo trasforma in gol. Quindi non è, perché Gori è veramente, io l'ho avuto, è veramente uno che vive per l'area di rigore in basso. Perché se Gori, diciamo l'altra volta, non fa gol è da 4 in pagella, se fa gol piglia 8 perché ti risolve le partite. Mentre se facciamo Gioia ieri, non ha fatto gol, però ti piglia ugualmente 7, se a me faccio i numeri, do i numeri, però perché lo vedi lavorare, la squadra ha vinto ugualmente. Però lui gol zero, cioè questo è l'obiettivo. Pandolfi, Paolo, ti è piaciuto? Ha fatto quel tiro di Donato, no, l'ha presentato come un peperino. Guarda, io su Pandolfi non si può dare dopo, vedendo uno spezzone di partita, c'ha qualcosa di positivo, si vede il ragazzo, però ancora è un po' confusionario secondo me. Vediamo se si disciplina, probabilmente qualche caratteristica discreta ce l'ha. E poi settimana scorsa è stato, cioè è in prova, perché poi è stato l'annuncio, ma non si è capito bene se poi c'è stato questo tesseramento, perché è stato poi presentato così, in prova, o comunque adesso vedremo, questo difensore Antonini, che era stato in prova precedentemente a una squadra, se non sbaglio, polacca o qualcosa del genere, non me lo ricordo più. Comunque l'allenatore Serie A, però in quel, che non sarà la Serie A nostra, però insomma comunque massimo campionato, l'allenatore non era rimasto convinto, e quindi poi alla fine l'Arezzo, che l'aveva già cercato negli ultimi giorni di mercato, diciamo che l'ha fatto arrivare qua. Adesso vedremo a mercato chiuso. Posso fare una battuta? Certo. Secondo me l'Antonini buono l'abbiamo già avuto. Cioè ti dici che è statisticamente difficile averne due buoni? No, ma poi secondo me da quello che ho visto non mi sembra che sia niente di che. Poi ripeto, io posso anche sbagliare, tanto che fermo poi sono, non lo so. Sì, quindi ci sarà probabilmente da attendere. Speriamo che non sia come Jardel, insomma. Questo era nei ragazzi dell'Inter, so, mi sembra che è Cagliari anche. Anche prima all'Inter. Sì, sì. Anche all'Inter è stato. Come diceva caso che quando facemmo le finali. Ecco, hai avuto qualche informazione? No, ma sì, sì. No, anche dall'allenamento. Sì, sì, sono da vedere, ma non. Ci può stare, ci sta, Renato, ci sta. Se c'è sta Baldan ci può stare anche lui. Questo lo dico io, assumo io la responsabilità. Qualcuno lo ha detto, guarda, ieri nel giorno della squalifica, no, l'Arezzo. Ma io mi sorprendo come fa a giocare. Io con tutto, io non ho niente contro Baldan, certo. Però da tifoso secondo me non è all'altezza di giocare in Serie C. Facciamo giocare Antonino allora. Io farei giocare Borghini e Ceccarelli. Borghini e Ceccarelli. Si giochi a due, si giochi a tre, ci metto Samueli. Chi sceglieresti? Centrali? Io piglierei Pinto e Pelagatti. No, vabbè, signora. Così è facile. No, sono dai, è un buon giocatore. Ora, purtroppo viene dalla recessione l'anno scorso ad Arzaghena. Tra l'altro Arezzo lo bloccò però, notte tempo. Ma io non credo che Di Donato lo faccia giocare, cioè, sai che faccio oggi, voglio perdere, faccio giocare no, lui. No, certo. Però obiettivamente. Ma io parlo di uso di curva. Sì, io sì, vedo la partita del mio giudizio, però dopo. No, ma ci mancherebbe. Poi se mi fa 4-5 gol o mi fa il gol nel derby, ora se vince il derby, per me Baldan diventa un idolo. Per cui, io sono da tifoso. Sì, ma ci mancherebbe, giusto. Poi probabilmente secondo me nel ruolo di centrale conta anche chi hai di fianco, no? Perché sicuramente voglia. Ma la forza di Pinto l'anno scorso. Metti Pelagatti e Baldan, la situazione cambia. Bravo, hai ragione. Certo. Pinto è stata la forza di Pinto, è stato Pelagatti l'anno scorso. Allora, due parole finali su quello che ci ha detto la Cava giovedì scorso, annunciando insomma il pagamento degli stipendi, e sono impegni, perché insomma credo che tra febbraio e marzo saranno circa 900.000 euro, se non anche di più. È sembrato un po' amareggiato perché in città insomma ha sentito delle voci, no, che evidentemente non pubbliche, evidentemente voci di popolo che mettevano in dubbio il fatto che appunto poi avrebbe pagato. Però ha detto anche una cosa interessante, che secondo me era la cosa più interessante di quello che ha detto, cioè che l'attivo di mercato di cui si era parlato inizio stagione è finito da diversi mesi e quindi lui sta finanziando continuamente. Sì, vabbè, io non voglio entrare tanto sul discorso società perché non conosco le cose, però voglio dire, il presidente è lui, chi gestisce la società è lui, per cui se finisce l'attivo si dovrà fare una domanda a lui. Poi dopo le voci
io non lo so che voci sente, se sente le voci del bar, al bar sente con tante. Non si può dar retta alle voci così, alle chiacchiere. Il presidente, noi gli vogliamo bene perché finora ha sempre mantenuto gli impegni, l'anno scorso ci ha fatto sognare, per cui lui faccia il suo, senza problemi. Ma poi Fabio, obiettivamente ora fare la C è dura, non è facile. Quindi già avere una persona che ti riesce, io lo sai che sono sempre uno che dico è un peccato sempre vedere l'Arezzo in C, perché merita, per me merita anche un'altra categoria, però ora non è facile fare calcio, soprattutto in queste categorie qui. Sì, bisognerebbe un attimo, anche da solo, sicuramente, però per esempio... Sì, però qualche retino ogni tanto potrebbe anche dire... No, perché io per me è già una persona importante, allora, che ti riesce io a fare... Io voglio dire una cosa però, allora ad Arezzo abbiamo una stampa che non è sicuramente aggressiva. No. Questo si può dire. Semmai No. Se vanno in altre piazze, tipo Pisa, lo mangiano, se no. Allora, Arezzo non è aggressiva. La radio locale, radio che parla di Arezzo, non ci sono. Non esistono. I giornali stessi, come ho detto, stampa, televisione, i giornali sono tranquillissimi. I tifosi pensano una piazza tranquilla come Arezzo. Insomma, è vero. La squadra perde, vengono, applaudiamo. Poi se c'è qualcuno che ogni tanto dice qualcosa sui social, cioè 5-6 persone che dicono qualcosa, uno un po' sta da... Discorso, però io dico, già avere una persona che è qui, ci mette dei soldi, ti fa stare... Quindi è già a voi. Però voglio anche dire, non è che... Questa è una piazza d'oro, questa è una piazza d'oro, ma scherzi, fare calcio qui, l'ho sempre detto, sarebbe il massimo. A me mi dispiace che non ci siano imprenditori aretini interessati, purtroppo abbiamo un'imprenditoria, ma non solo sul calcio, perché mi sembra che tutti gli sport ad Arezzo... Ma è quello che dicevo io, per me qualcuno se gli dà una mano, domani... L'unica cosa che magari uno si può fare delle domande, però le risposte noi non ce le abbiamo... come si è, come dici tu, no, Agostino, cioè se è normale che alla fine i costi schizzino, perché comunque devi fare se vuoi avere delle ambizioni comunque devi fare per forza gli investimenti. Io credo invece che si possa fare anche avere ambizioni con scelte diciamo oculate, però questa società era nata dalle ceneri dell'altra, che insomma con il salvataggio che c'è stato, e fu presentata come diciamo una società che doveva fare le cose, no, diciamo senza voli pindarici, guardando anche chiaramente al bilancio, all'equilibrio, eccetera eccetera, e adesso ci ritroviamo invece in una situazione che è molto impegnativa per lo stesso presidente, quindi si spende tanto, sì. Questo una domanda, ecco, sul perché, se era inevitabile, se non era inevitabile, questo è un po' il quesito per evitare poi che in futuro, no, ci si ritrovi in situazioni magari, poi ma, che... Quando lo intervistate, fatela. Ah, poi io dicevo, il presidente è lui, le cose le sa bene lui, noi... No, certo, noi possiamo parlare di società, assolutamente, di calcio, di cose, però su queste cose qui, obiettivamente, io dico solo che è una persona che è venuta qua, si è messa a disposizione della città e sta facendo calcio, che non è facile fare calcio attualmente in Lega Pro, è molto difficile. Dire, ma il presidente tutte le domeniche verso tutta la curva della Pro. Ma voglio. Sì, come dire, non è che nessuno gli sta dicendo. Ma ci mancherebbe. Come fa a dire? Se poi c'è qualche voce così qua e là, quelle sono tutte le piazze. Io vedo, no, hai ragione. Vado a vedere spesso perché sono curioso, i cugini, anche lì della Durio ne parlano peste e corna, sicché voglio dire. Sì, è un po' mal comune, diciamo così. Sì. Grazie ad Agostino Jacobelli, grazie a Paolo Banchetti, ci rivediamo lunedì prossimo.